Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. In questo video parliamo di riforma pensioni e ancora una volta della legge Fornero, in quanto, come abbiamo spiegato nei video degli scorsi giorni, Elsa Fornero è stata nominata consulente del governo. Vediamo tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Secondo Giuliano Cazzola, nei confronti della riforma pensioni firmata da Elsa Fornero si sono presi per validi ben più beceri luoghi comuni. Quindi, secondo Cazzola, nei confronti di questa riforma ci sono state molte falsità. Nello specifico ha spiegato che si sono profuse critiche per sentito dire, si sono presi per validi più beceri luoghi comuni, senza mai produrre una giustificazione fondata su dati reali a portata di tutti. Ma al di là delle considerazioni di merito, come si può personalizzare una legge come se Elsa Fornero l'avesse concepita e d'imposta da sola con un colpo di Stato? L'ex deputato, intervistato da Pensioni per Tutti, ricorda infatti che i partiti, anche quelli che appoggiavano il governo Monti, dicono di essere stati costretti a votarla per la situazione in cui si trovava il paese. Ma il governo e il ministro del lavoro non operavano forse in quella medesima situazione di crisi? Cazzola aggiunge che solo in un paese che ha perso il senso della misura può succedere che la nomina in una commissione consultiva coordinata da un sottosegretario di un economista di fama internazionale, professore ordinario in un'università tra le più quotate, autrice di una lunga lista di libri sulla materia, diventi un caso di cui si occupano i media, come se un marziano fosse sbarcato a Palazzo Chigi. Parliamo di Elsa Fornero, che è stata chiamata a far parte insieme ad altre 25 personalità competenti in diverse materie del Consiglio di indirizzo del DIPE. La conclusione di Cazzola è stata che ad assistere alla sorpresa che la nomina ha suscitato verrebbe da pensare che la mia amica Elsa sia stata resuscitata da Draghi, ha concluso. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.